parla di un giovane il cui amore non è corrisposto, un giovane artista da temperamento sensibile e appassionato. Parla del suo soggiorno nel villaggio immaginario di Walheim, dove incontra Charlotte, una bellissima ragazza che si prende cura dei suoi fratelli dopo la morte della madre. Werther si innamora di Charlotte pur sapendo in anticipo che è fidanzata con un uomo di nome Albert, di 11 anni più grande di lei. Nonostante il dolore che questo gli provoca, Werther trascorre dei mesi frequentando entrambi i fidanzati, quindi sia Albert che Charlotte. Il suo dolore alla fine diventa così insopportabile che è costretto a lasciare Walheim per Weimar, dove conosce Fräulein von qualcosa, non mi ricordo bene. Torna quindi a Walheim, dove soffre ancora di più di prima, anche perché Charlotte e Albert sono ora sposati. Charlotte non sarà mai in grado di ricambiare il suo amore per lei. La ragazza decide che Werther non deve più fare visita così spesso alla coppia. Quindi Werther decide di fare visita un'ultima volta, ma in quella volta i due sono sopraffatti dall'emozione per la lettura di un brano, mi pare di ricordare. Werther capisce che un membro del loro triangolo amoroso, Charlotte, Albert o lo stesso Werther, deve morire per risolvere la situazione. E incapace di ferire qualcuno, Werther non vede altra scelta che togliersi la vita. Dopo aver composto una lettera d'addio, chiede ad Albert le sue due pistole con il pretesto che sta andando in viaggio. Werther si toglie quindi la vita, ma muore solo dopo 12 ore di sofferenza. Viene sepolto tra due tigli di cui aveva parlato spesso nelle sue lettere. Al funerale però non partecipano né Albert né Charlotte. Brutti stronzi.